visto niente di così fresco su YouTube. No, di così fresco, no. Non hai mai visto niente di così fresco sulla Juve. Stay home mode is on. Buongiorno Juventini de mi corazon, how you doing, come state dopo questa partitaccia dalla mia voce? Potete intuire che io ho dato tutto quello che potevo. Saluto i ragazzi del New York Empire State che mi accolgono sempre con tanto amore e sì, appunto, a casa senza voce è la regola in generale quando si va a vedere la Juve. Quindi ho pensato il video lo faccio lo stesso, anche perché normalmente non è che la mia voce sia tanto migliore, quindi non cambia niente. 60 minuti fuori in 60 minuti, nel senso che la squadra è praticamente venuta fuori in 60 minuti, ma non è servito a molto, perché alla fine il risultato è quello che dà la sentenza, è quello che conta. Ce ne usciamo dall'Olimpico con 2-1, che ovviamente non ci lascia contenti, e cominciamo ad analizzare, diciamo, i lati negativi, perché come sempre in questo canale vogliamo cercare di trovare sia quelli negativi ma dare importanza anche ai lati positivi, per cercare di tenere la nostra speranza, no? Il nostro spirito, il fuoco interno sempre acceso per la nostra Juventus. Quindi io non ho visto una partita molto diversa dall'ultima partita che abbiamo giocato, e se devo essere sincero, continuiamo ad avere grossi problemi in fase conclusiva, in fase di costruzione della manovra offensiva, diciamo. Ci mancano i giocatori più importanti della rosa. Ci manca Dujan, ci manca Angel Di Maria, che appunto è uscito fuori in 60 minuti non riuscendo ad essere alquanto incisivo. Ci manca da qualche partita, da 2 o 3 partite, Filippo Kostić, che ragazzi, Filippo Kostić è stato uno degli appigli a cui ci siamo aggrappati a inizio stagione, quando sembrava un caos totale, sembrava che non ci fossero punti forti in tutta la rosa. Quindi in questo momento ci ritroviamo con grosse difficoltà per quello che riguarda la fase offensiva. E io avevo detto nel video di ieri che avevamo trovato un assetto per il centrocampo che contro la Lazio non è stato proprio il miglior centrocampo che abbiamo visto quest'anno. Non è stata la miglior prestazione il nostro Fagiolino, mannaggia i pesciolini. Il Fagiolino non ha dato il meglio, ma ragazzi, questi purtroppo sono esseri umani, non è che possiamo pretendere che come delle macchine automaticamente giochino sempre, facciano sempre una prestazione a livelli altissimi. Purtroppo chi riesce a fare questo è poi il fuoriclasse, l'eccezione, il grandissimo giocatore, che appunto lo dimostra con il tempo. E anche per questo ci vuole pazienza nel momento in cui si valutano i giocatori. Non bisogna esaltarsi troppo all'inizio, quando tutto va bene. Non bisogna deprimersi eccessivamente quando le cose non vanno nel migliore dei modi. E questi i lati negativi, secondo me tutti gli errori difensivi che si sono visti sono comunque dovuti più a delle lacune a centrocampo che errori individuali dei nostri giocatori in difesa. Quindi è stato un po' il problema del centrocampo mancante oggi che ha creato le occasioni che abbiamo visto per la Lazio, che comunque, ragazzi, parliamoci chiaro, stiamo parlando di una partita in cui abbiamo buttato 60 minuti, in cui abbiamo giocato malissimo, però
la partita poteva anche finire in pareggio. Noi abbiamo creato le nostre occasioni. Ho avuto oggi al club, appunto al pub dove andiamo a vedere le partite, ho avuto una discussione con uno dei ragazzi juventini perché insultava, non insultava, però inveiva nei confronti di Alexandro sul momento del gol di Milinkovic-Savic, dicendo che si era buttato, eccetera. Adesso io quanto la caduta sia stata plateale, il gesto, eccetera, posso essere d'accordo, forse non era, forse l'ha accentuato un pochino, però quello che dico io, chi ascolta ha giocato a calcio, in questo caso la domanda che ho fatto io a lui è: se hai giocato a calcio, ti è capitato di staccare, di fare un salto e almeno una volta nella partita che hai fatto, nelle partite che hai fatto, qualcuno ti avrà dato una spinta, una gomitata, una spallata proprio nel momento in cui stacchi. Allora, quello è fallo perché basta sfiorare, basta semplicemente un appoggio e tu perdi non l'equilibrio, perdi il tempo. Quindi è quel centimetro, quella frazione di secondo che ti serve per prendere il pallone, spizzarlo oppure mancarlo. Quindi quello è fallo tutta la vita. Adesso io ve l'ho detto, i lati positivi, scusate, i lati negativi di cui sto parlando sono inerenti al campo perché mi aspetto che questa sia la conversazione che avranno negli spogliatoi con il mister. Però allo stesso tempo, ragazzi, bisogna smetterla di prenderci in giro. È chiaro, è evidente che c'è una guerra in corso, è chiaro, è evidente che la tendenza è quella che è. Oggi una cosa molto interessante, ma molto interessante, al di là di questo episodio arbitrale, di altri di cui ho visto parlare, su cui non voglio scendere, c'è stato un momento in cui lo speaker dello stadio della Lazio ha richiamato la curva, i tifosi che stavano appunto facendo dei cori di discriminazione razziale. Adesso noi abbiamo visto in queste settimane anche dei precedenti che ci hanno fatto conoscere bene tutte le tifoserie d'Italia e quello che possono dimostrare quando vogliono dimostrare appunto odio nei confronti delle avversarie. Però racconto questo episodio perché quello che è successo è che lo speaker richiama i tifosi smettono i cori e quindi non succede niente. Non succede niente perché appunto c'è stato un intervento, una risposta e boh. Racconto questo perché mi ricollego all'intervento che ha fatto Calvo prima della partita in cui si chiede appunto perché nessuno degli ispettori della federazione ha comunicato a chi di dovere di annunciare, di fare un richiamo nei confronti dei tifosi per smetterla di fare questi cosiddetti cori. Tutti quelli che erano allo stadio, la maggior parte di quelli che erano allo stadio, non hanno sentito questi famosi cori. I tre ispettori, casualmente, per questa partita, hanno visto esattamente la metà della curva della Juve che faceva questi famosissimi cori che nessuno ha visto. Allora, io non voglio trarre nessuna conclusione, quella io vi lascio soltanto le informazioni che mi stanno particolarmente colpendo, no? Che mi fanno riflettere, che mi fanno pensare, che secondo me si aggiungono a tante altre che descrivono quella che è la situazione del calcio, la situazione politica, chiamata del potere nel calcio in Italia e in Europa. Perché nel frattempo il nostro carissimo amico Gravina casualmente è diventato vicepresidente UEFA. Se ve l'avessi raccontato
3 settimane fa, ma m'aveste preso per complottista, impossibile, sei un pazzo, e invece certe volte la realtà supera l'immaginazione, e questo ci piace perché rende le cose più interessanti. E i lati positivi, fine video con i lati positivi. I lati positivi è Federico Chiesa, è il primo che è entrato e mi è sembrato in condizione abbastanza tonica. Io ho tanta speranza, perché credo che appunto Chiesa è uno dei giocatori più importanti che abbiamo in rosa. Non lo credo io, siamo tutti sicuri che è uno dei giocatori più importanti che abbiamo in rosa, però quello che credo è che potrebbe essere particolarmente importante da qui in avanti fino alla fine di questa stagione. Questo è uno dei lati positivi, perché non mi è sembrato scattare e fare cambi di direzione come uno che ha paura della condizione del suo ginocchio o ha paura di quello che può essere una ricaduta dell'infortunio. Quindi quello me lo tengo. Mi tengo gli ultimi 25 minuti, 30 minuti della partita in cui il nostro Angel Di Maria è uscito fuori, ha fatto qualche numeretto, ha provato a mettere qualche cross, e questo significa che appunto, come dicevo prima, c'è speranza. Stiamo calmi, stay calma ragazzi. Questo non bisogna mai dimenticarlo, è importantissimo. Stay calma, perché cavallo pazzo rabbioso, come avete visto, è sempre là. E visto che noi siamo altra gente, siamo una tifoseria diversa, al di là di tutto quello che possiamo criticare, tutto quello che può essere successo oggi nella partita, facciamo i complimenti alla Lazio per aver fatto una grande partita, per aver vinto meritatamente, e restiamo consapevoli del fatto che, come dicevo nell'altro video, non siamo così distanti dal trovare una soluzione. Non so quando la troveremo, non so quando succederà, e speriamo il prima possibile, però non siamo così distanti. Quindi su col morale ragazzi, non ce la faccio più a parlare, perché la voce in questo modo mi fa faticare di più, quindi abbiate pazienza, speriamo che domani riesco a fare una prestazione un pochino migliore. Oggi mi faccio una bella camomilla calda, che calma, stay calma, ok? Quindi vi saluto ragazzi, forza Juve fino alla fine, e non vi dimenticate mai le 3 regole, signori: stay crispy, stay fresh e stay calma. Ciao.